Serena, ci sei? Sì, no, pronto? Mi sentite? Dai. Adesso sì, adesso sì. Adesso. Oh, finalmente. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ho tolto le cuffie, però va bene, dai. No, va bene, va bene. Vedo che c'hai un piccolo oggettino. Si vede? Martino. Sì, sì, sì. Lui è Martino, sì, sì. Lui è la nostra mascotte, ma anche il nostro portafortuna. Lui, Martino, rappresenta tutte le persone con fibrosi cistica. È un Martin pescatore. E lui è fragile, anche se questo qui è un po' ciccione, e nella realtà il Martin pescatore è un uccellino fragile, esile, ma è tanto tenace, proprio come persone con fibrosi cistica, che comunque lottano contro la malattia, insomma, ogni giorno. Ma raccontami un po', raccontami un po', dunque, Lega Italiana Fibrosi Cistica. Sì. Intanto la malattia è una malattia in questo momento che ha insomma, molto grave da un certo punto di vista e che ha un esito in questo momento, diciamo così, difficilmente curabile, incurabile. Qual è la situazione oggi? Allora, al momento la malattia non ha una cura, ma sicuramente ci sono delle terapie che aiutano a contrastare il danno, in particolar modo il danno polmonare, perché ovviamente la fibrosi cistica è una malattia multiorgano, ma compromette principalmente l'apparato respiratorio e porta all'insufficienza respiratoria. Quindi che cosa succede? Che i nostri ragazzi, anche in tenera età, devono affrontare il trapianto di doppio polmone, con tutto ciò che comporta. Il trapianto di doppio polmone, come raccontiamo spesso noi, è una nuova vita, è una rinascita, ecco, perché finalmente loro iniziano a respirare. Il fatto di vivere una vita senza respiro è veramente difficile. Certo. Oggi, ed è da qui che noi abbiamo ideato la campagna Oggi lo sai, oggi tutti sono un po' più consapevoli della fragilità di un respiro. Oggi tutti capiscono meglio che cosa significa non solo indossare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento sociale, ma soprattutto... Aspetta, mi interessa capire bene questa cosa. Quindi in pratica tu stai dicendo che le persone ammalate di fibrosi cistica devono mantenere la distanza di sicurezza per il fatto che hanno la fibrosi cistica. Ah, tra di loro. Tra pazienti. Tra pazienti. Anche nei luoghi affollati comunque devono stare attenti perché... un virus, un semplice raffreddore per loro può essere fatale. Ok. Semplice raffreddore li può portare al trapianto di polmoni d'urgenza, diciamo. E il coronavirus appunto rientra tra i semplici raffreddori, quindi insomma questo è tutto. Infatti quello... c'è stato un film A un metro da te, no? Quel famoso film Il metro da te, che era il racconto di due ragazzi che dovevano stare a un metro, questo è il concetto? Sì, sì, loro due erano tutti e due malati di fibrosi cistica, la ragazza era in attesa di trapianto. Il ragazzo purtroppo aveva un batterio farmacoresistente. Se lo avesse passato a lei, lei non sarebbe stata più in lista di attesa, doveva uscire dalla lista di attesa, insomma, per il trapianto di polmone. Quindi le persone con fibrosi cistiche in un qualche modo, virgolette, erano già abituate, chiuse le virgolette, alla distanza sociale. Questo è il messaggio che vuoi mandare. Assolutamente sì. Le persone con fibrosi cistica erano già abituate, come molti di loro ci stanno raccontando nelle testimonianze di questa campagna, anche l'isolamento, perché poi i ragazzi con fibrosi cistica fanno dei ricoveri frequenti, perché hanno bisogno di terapie antibiotiche endovenose, e questo significa andare in ospedale spesso, molto spesso. In ospedale, ovviamente, se gli altri ragazzi che sono nel reparto sono di fibrosi cistica, loro stanno in isolamento. Quindi per loro tutto quello che noi stiamo vivendo oggi, per loro è un po' normale. Molti di loro, infatti, ci hanno detto nelle loro testimonianze, noi siamo dei veterani. Ed è proprio vero, sono dei veterani.
Perché voi avete moltissimo a che fare con persone giovani, per forza di cose. Noi abbiamo a che fare con molte persone giovani, sì. Noi siamo un'associazione di pazienti. Oggi, grazie appunto ai progressi terapeutici, ai nuovi farmaci, ma anche alla diagnosi precoce, perché poi con lo screening neonatale viene diagnosticata la nascita, la fibrosi cistica. Pertanto con la diagnosi precoce, la presa in carico del paziente sin da bambino, l'età media si è notevolmente allungata e oggi abbiamo dei pazienti adulti che collaborano anche con l'associazione. Addirittura? Assolutamente sì, collaborano con l'associazione, sono ma attivi. Quindi è un'associazione di genitori nella maggior parte dei casi, se non mi sbaglio. Nasce come genitore di associazione di genitori. E avete sede in tutta Italia? Abbiamo sede in tutta Italia, sì, una per ogni centro e centro di supporto di fibrosi cistica, perché la legge 548 del 93 ha appunto permesso la nascita dei centri regionali di fibrosi cistica in ogni regione italiana. Laddove non c'erano, ci sono dei centri di supporto, oppure in alcune regioni come... Adesso in ogni regione voi avete un ospedale che è dedicato alla fibrosi cistica. Certo, nella tua regione abbiamo un centro regionale e un centro di supporto, quindi il centro regionale di Parma e il centro di supporto di Cesena. Ah, Cesena, quindi proprio nella mia provincia. Eh sì. Voglio dire, la Lega esiste da tanti anni, no? Da oltre 40 anni, da oltre sì. 40 anni. Alcune associazioni regionali che esistono anche da prima, insomma, ne abbiamo alcune che hanno compiuto anche 50 anni. Nascono un po' prima le associazioni regionali e poi noi come associazione nazionale. Quindi... E te sei la responsabile fundraising e comunicazione, entrambi. Io mi occupo di comunicazione e raccolta. Quindi sei il dottor Jekyll e Mr. Hyde. No. Diciamo che io sono più una comunicatrice, ecco, a livello di studi, infatti anche la mia massima, non me ne vogliano i colleghi fundraiser, era dedicata alla comunicazione che per me è l'anima del fundraising. Non me ne volere anche tu, ovviamente. No, io te ne voglio, Immaginavo. Bisogna comunicare, c'è questa necessità di comunicare, quindi se non comunichiamo non possiamo fare raccolta fondi e insomma il coronavirus... Ah guarda, è già arrivata la massima, Emanuela ha già messo la comunicazione, ma oggi più che mai se non comunichi non esisti. Sulla seconda parte sono abbastanza d'accordo, oggi più che mai se non comunichi non esiste. La prima. Sono d'accordo con me, vedi, e poi insomma la pandemia, la quarantena ci hanno... dimostrato proprio questo forte bisogno di comunicare, per fortunatamente che abbiamo insomma l'online e anche Casa Fundraising. Ma io non ho capito la tua campagna si chiama, quella che hai ideato in questo periodo, si chiama A un metro da te? No, A un metro da te, sì, assolutamente, A un metro da te ricominciamo grazie a te, vogliamo ricominciare grazie a te. E cioè qual era il tipo di campagna che stavate facendo? Allora, il tipo di campagna che stiamo facendo è semplice, è partita anche da poco, quindi insomma è tutta da esplorare ancora e te la verremo a raccontare successivamente, poi con i suoi risultati. Noi ci siamo concentrati molto sul concetto di ripartenza, più che sul concetto di emergenza come hanno fatto tante altre associazioni o aziende. Il concetto di ripartenza era fondamentale per noi perché volevamo dare anche un messaggio positivo. Vogliamo ripartire insieme ai nostri sostenitori, partner, donatori, amici, colleghi. Abbiamo bisogno di tutta la comunità per ripartire e per sostenere i progetti a sostegno delle persone con fibrosi cistica. Anticipo la tua domanda, i progetti quali sono? I progetti sono un progetto molto importante che è la telemedicina. Voi in questo periodo qui avete fatto della telemedicina? Noi la telemedicina la facevamo già. L'avete ampliata? Sempre l'abbiamo ampliata, perché la telemedicina effettivamente adesso è diventata famosa, no? Ma riduce effettivamente il contagio e non solo, riduce anche gli spostamenti per i pazienti. Immaginiamo. Sì, ma io voglio dire una cosa, la differenza rispetto alle campagne che facevate in precedenza pre-Covid,
Avete fatto, sì. avete scelto qualcosa di diverso? C'è stato qualcosa di diverso? Sì, oppure è sostanzialmente lo stesso tipo di campagna? Cioè, ad esempio, Laila, leucemia, ci è venuta a raccontare che loro per distribuire i fiori durante il mese di maggio, non so quando, ma no, le uova di Pasqua, hanno incaricato un corriere e hanno distribuito. AIRC ci racconterà che al posto di dare via i fiori durante il mese di maggio ha fatto un accordo con Amazon e Amazon ha distribuito a costo zero, nel senso che senza spese di spedizione, tutte le azalee, penso, l'azalea della ricerca di AIRC, adesso non so come è andata l'operazione, ma non è quello lì nemmeno il punto è idee innovative per affrontare questo mondo che è cambiato in modo così radicale e brutale. Siamo qui a fare casa fundraising anche per questo motivo. Ma voi avete fatto invece questa campagna che è nata, cioè qual è la differenziazione rispetto al precedente? La differenziazione rispetto al precedente? Mi dicono che vedono molto bene il Martin Pescatore, ma non vedono molto bene te. Ok, allora facciamo il Martin Pescatore e vengo io. Eccoci qua. Allora, sostanzialmente noi abbiamo fatto raccontare la campagna ai nostri pazienti, la stiamo facendo raccontare a loro perché loro sono quelli che più hanno subito il distanziamento sociale, il coronavirus, eccetera, eccetera, e soprattutto sono loro che possono parlare meglio di questa esperienza. E per noi già questo è l'attività di storytelling così strutturata per la nostra associazione, è una grande conquista. È un grande passo avanti perché finalmente parlano i pazienti adulti. Quindi praticamente è stata la prima volta che avete usato testimonianze dirette dei pazienti, questo qui è il messaggio? Sì, assolutamente sì. Che raccontavano di come pazienti adulti. Questa del distanziamento sociale, tutto sommato, è una cosa che loro vivevano già, questo è il messaggio. Loro lo vivevano già, sebbene c'era un paradosso, nel senso che loro è stato sempre detto di fare una vita normale, di fare tanta attività fisica, di fare, pur non potendo avere troppe relazioni sociali, dovevano avere relazioni sociali. Quindi per loro è scattato anche l'altro paradosso, no? Del ma come fino ad oggi mi avete detto che dovevo fare questo, oggi mi dite che questo non lo posso più fare. Tutto quello che mi sono Ah, perché la vostra indicazione è quella di avere molte. È l'indicazione dei medici, insomma, fare una vita normale, avere molta interazione sociale, fare molto sport di gruppo, perché aiutano ovviamente a stare bene, aiutano la socializzazione. È un discorso che vale per tutti, ma in particolar modo per questi ragazzi che comunque passano la loro giornata, la loro vita a fare terapie, no? Quindi il rapporto sociale va assolutamente incentivato, così come l'attività sportiva di gruppo. E adesso gli avete detto no. Adesso gli hanno detto, non noi, ma ovviamente i clinici hanno detto no, fermi tutti, adesso state a casa, distanti dai vostri partner, distanti, insomma, dovete stare distanti. Quindi per loro è stato un duro colpo, effettivamente. E quindi ho voluto raccontare, l'abbiamo fatto raccontare a loro, le loro testimonianze, e abbiamo attivato ed è in partenza una landing page per raccogliere le donazioni che è correlata con il nostro database, e anche questo per noi è uno strumento di innovazione. Te lo racconterà la mia collega, passerò a lei la mela e te lo farò raccontare da lei. Vediamo come andrà, dai, siamo molto ottimisti, è molto bella, è fatta bene, è ben integrata con il nostro database, quindi insomma è un bel esperimento. Ma è la prima volta che fate un'operazione di questo genere? È la prima volta. Per noi sì, è la prima volta e siamo molto soddisfatti insomma di questo esperimento, dell'aver messo insieme in un momento di crisi le nostre energie per fare anche delle cose nuove per noi. Ma voi normalmente la raccolta fondi come la fate? Con il nostro database sostanzialmente. No, ma nel senso, quali sono i veicoli più importanti di raccolta fondi che avete? Direct mail cartaceo, oppure email, grandi donatori, corporate, fondazioni? Allora, noi facciamo tutta la parte di corporate e fondazioni, ovviamente, e poi facciamo tutta la parte di email marketing. Ah, quindi fate anche email marketing? Sì, assolutamente sì. E poi tutte le iniziative ovviamente sul territorio. Quindi abbiamo
vari appuntamenti, Natale, Pasqua, alcune Ma qual è il vostro, cioè cosa fate? Vendete il Martin Pescatore oppure... Vendiamo il Martin Pescatore, ovviamente, ecco. Lui è... È un lui po' come la pigotta dell'Unicef. Sì, sì, lui viaggia ovunque, viaggia dall'online al territorio, è presente ovunque praticamente, e poi lo abbiniamo ad esempio a Natale a Panettoni e Pandoro e a Pasqua alle colombe, insomma. E poi ci sono anche iniziative, noi lavoriamo molto con lo sport, quindi ci leghiamo molto a tutte quelle che sono le iniziative sportive, e per cui l'anno scorso, perché quest'anno e meno l'abbiamo potuta fare, abbiamo collaborato con la Color Run, e abbiamo collaborato con la Maratona di Roma, insomma, quindi tutto quello che è sport per noi è fondamentale, è un target di riferimento quello del mondo sportivo, perché proprio a loro vogliamo far capire quanto è importante lo sport come terapia. I nostri ragazzi lo sport è terapia, devono fare attività fisica quotidiana. E quindi chi meglio... E quindi voi dite uno dei veicoli fondamentali della raccolta fondi potrebbe essere tranquillamente lo sport, nel senso sì, che sì, lo è, essendo confermo che lo è. Già di per sé, quindi il coronavirus ha limitato l'accesso anche a questo tipo di attività, c'era lo sport infatti soltanto singolo, non c'era lo sport di gruppo e così via. Infatti, quindi molti eventi che erano sportivi per noi sono venuti meno, ecco, la Color Run è venuta meno ed altre iniziative. Noi eravamo il charity partner proprio della Color Run e purtroppo nulla, dirotteremo su altri eventi. E te coordini la raccolta fondi delle singole sedi oppure fai solamente quella centralizzata? La parte centralizzata. Quindi ogni singola sede si dà da fare autonomamente. Bravissimo. Per cercare di portare noi a casa. Noi coordiniamo anche le campagne, diciamo a livello nazionale, ad esempio la campagna di Natale e Pasqua è coordinata a livello centrale. E poi le associazioni regionali curano la distribuzione, il rapporto con il donatore, tutta la parte di prevendita e offerta e vendita, insomma, dei nostri prodotti solidali, ecco. Quindi il grande cambiamento sostanzialmente è stato che vi siete buttati in un'esperienza online che non era ancora fatta e continuerete in questa esperienza. Questo è un po' il continueremo in questa esperienza. Questa esperienza noi la vogliamo portare un po' ovunque, vogliamo che in questi mesi venga veramente sposata anche dai media partner, perché poi una delle difficoltà di questo periodo è anche trovare dei media partner che ti possano dare una sorta di visibilità, no? E invece è importante avere il sostegno anche della TV, della Rai, ad esempio, faccio per dire, no? E quindi è importante avere questo sostegno, perché poi ti consente effettivamente non solo di far conoscere la malattia, ma anche di raccogliere quei fondi che, come tu sai, sono indispensabili per il finanziamento dei progetti. Quindi tu dici che ti senti molto più comunicatrice che fundraiser, quindi certo, tu non vai a chiedere donazioni o comunque contributi ai grandi donatori, hai persone che lo non fanno per te. Vado dai grandi donatori, non vado dai grandi donatori, no, assolutamente, più dagli individui, quindi ecco, quella parte è assolutamente sì, quindi tutta la parte di comunicazione per il fundraising ovviamente è mia, però sì, assolutamente, mi sento molto più... No, momento, hai detto che vai, non vai dai grandi donatori, ma vai dagli individui, cioè... non vado vai dagli individui, certo. Vado dagli individui. Dalle persone fisiche. Sì, 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 assolutamente, cerchiamo, insomma, lavoriamo molto bene con l'online, effettivamente, devo dirti, lavoriamo molto bene nella parte di shop solidale, lavoriamo molto bene che ci porta nuove anagrafiche, tantissime nuove anagrafiche, e lavoriamo molto bene con i social network. E com'è l'esperienza? Abbiamo buone donazioni. Com'è l'esperienza con il vostro consiglio d'amministrazione? Dovrebbe essere un consiglio abbastanza vivace e attivo, perché è stato fatto da genitori, o comunque almeno in buona parte da genitori,
che vivono questo tipo di malattia, l'hanno vissuta, la stanno vivendo e così via. Quindi com'è, un'esperienza positiva, un'esperienza negativa? Se fossimo solamente io e te e non ci fosse nessuno che ci ascolta, che consiglio daresti al tuo consiglio d'amministrazione? Sentiti libera di essere molto bolder, cioè molto impavida. Sì, no, ma lo sono tranquillamente, perché tanto lo sono anche con loro, insomma, quindi non c'è problema. Oramai c'è una conoscenza da tanti anni, una fiducia reciproca, per cui sappiamo. Insomma, ci sono dei consigli che sono immobili, ci sono dei consigli che sono... Come tutti i consigli, insomma, vanno date delle priorità, no? Ovviamente... Ma che consigli ti... La priorità non sempre è la nostra, non sempre è la priorità dell'ufficio comunicazione e raccolta fondi, e quindi vanno date delle priorità. Spesso la priorità può essere... Ma te partecipi frequentemente come invitata oppure... Noi partecipiamo tutti, tutto lo staff partecipa ai direttivi dell'associazione, sì. Ok. Partecipiamo anche molto volentieri e quando richiesto ovviamente diamo dei consigli, però ecco, insomma, come tutti... Ma è un consiglio che è innovativo, è un consiglio di amministrazione conservatore, è un consiglio che vuole fare. Lascia fare, bravo, hai detto la parola giusta, nel senso che accetta le nuove sfide, si butta dentro e quindi questa è una cosa positiva, insomma. Ah, ok. Per accettare le nuove sfide, non si tira mai indietro di fronte alle nuove sfide, ecco. Poi, come tutti i consigli direttivi, ovviamente ci sono le criticità, quelle non si possono nascondere, anche perché è un consiglio direttivo che è molto ricco di persone, anche molto eterogeneo, ecco, composto da 27 membri, per cui ecco, 27 persone da mettere d'accordo non sempre può essere facile. Vedete, non frequentemente, quindi. Non ci vediamo frequentemente, però c'è un gruppo più ristretto, ad esempio io mi interfaccio quasi quotidianamente con quella che è la mia area di riferimento, che è l'area comunicazione e raccolta fondi, appunto, ed è composta da presidente, vicepresidente e segretario. Le figure forti. E quindi ecco, diciamo che la politica di comunicazione e raccolta fondi viene scelta e condivisa veramente dall'alto, ecco. Quindi tu passi più tempo a scrivere stampa, a scrivere libri di comunicazione, piuttosto che a fare vere e proprie richieste di raccolta fondi. Assolutamente sì, io sono un amanuense a volte, mi ritengo, scrivo tanto, scrivo idee, scrivo comunicati stampa, scrivo anche per la parte di comunicazione istituzionale, ovviamente. E adesso sto scrivendo con i nostri ragazzi le loro storie, questo è veramente entusiasmante, insomma, la parte di storytelling è bellissima, sono contenta. Ma hai qualcuno nel tuo ufficio che fa il lavoro sporco oppure no? Certo! Cioè, hai qualcuno che... Poi alla fine, fandese vuol dire chiedere dei soldi, non è che vuol dire semplicemente dire che ci siamo. Certo, assolutamente l'ufficio. Cioè, chi è che fa la raccolta fondi? Chi è che veramente? Cioè, voi quanti siete in ufficio comunicazione e raccolta fondi? Due, tre persone? Noi siamo tre. Siete tre persone? Noi siamo tre. Sì, siamo tre. E... Quindi c'è qualcuno che si occupa di database, immagino? Assolutamente sì, è la mia collega, la quale poi passerò la palla, appunto, e si occupa di database e poi, ecco, insomma, principalmente della parte corporate e fondazioni. Ok. Quindi sostanzialmente il lavoro sporco lo fanno le altre due persone e te invece nell'impero della comunicazione, questo è il messaggio. Insomma, tu stai dicendo che noi comunicatori siamo quelli più fortunati. Voi non avete responsabilità, perché alla fine tu puoi sempre... alla fine tu puoi sempre dire, beh, insomma, io però le cose le ho comunicate, le ho dette, la gente ha fatto una grande... Chiedo sostegno a tutti i comunicatori online. Viceversa, uno che fa raccolta fondi, alla fine gli dici, scusa, hai raccolto 100.000, 200.000, 2 milioni o 10 milioni? Cioè,
è un po' e invece di, ti dirò, è, ti devo è smentire. Un po' diverso, cioè, uno che fa una cosa fondi, alla fine c'è un numero. Uno che fa comunicazione, alla fine ha un numero lo stesso. Sì, sì, c'è visibilità. Ti devo smentire, Valerio, perché in realtà se le cose non vanno bene è sempre colpa della comunicazione. Questa povera comunicazione che insomma o in un modo o nell'altro è sempre, la comunicazione è sempre responsabile del buono e del brutto. Perché un'ultima domanda, perché ormai abbiamo passato i 30 minuti, la corona, chi è che decide la tipologia di comunicazione da fare per la richiesta di fondi e la persona che fa la raccolta di fondi ha una formazione in tal senso o no? Allora, la persona che fa raccolta fondi ha assolutamente una formazione in tal senso. E allora, la comunicazione, questa è una bella domanda, chi decide la comunicazione? Ovviamente la comunicazione viene coordinata, la comunicazione, noi abbiamo una linea di comunicazione che seguiamo nel tempo, quindi un messaggio sempre molto positivo, mai pietismo, mai immagini troppo forti, troppo... Male o informale, lei o tu? Informale, sempre. Informale? Sì. Quindi il tono di voce è molto amicale. Sì, sempre, assolutamente sì, presentiamo sempre i nostri progetti, ma siamo sempre nella massima condivisione con la raccolta fondi per strutturare ogni messaggio di raccolta fondi, ecco. Capito. A quattro mani. A quattro mani. Sì, sì, no, chiaro. Quindi allora insieme a te lavora, immagino, Gaia Velucenti, è possibile? Bravissimo. Ecco, c'è Gaia Velucenti che so che stanno comunicando e poi dopo chi altro c'è? Chi è l'altra persona che lavora con te? C'è Giulia. Ah, Giulia, non la conosco. Giulia Casamassa, okay. Sì. Bene, bene. Allora, grazie, scusa per la confusione iniziale, non siamo riusciti a farlo partire immediatamente, però... Il bello della diretta, dai! Ci siamo allungati un po'... C'è gente che è d'accordo con te, incredibile, ad esempio... Riccardi dice, d'accordissimo con Serena, la comunicazione è la base della raccolta fondi. Ugo, ne parleremo, adesso magari... E ci allora, vedi, servirà per riparlarne, Valerio. Esatto. Dai! Grazie, buon lavoro, buon tutto. Grazie, ci risentiremo presto. C'è ancora, spero. Domani sarà con noi Roger Bergonzoli, direttore generale della Fondazione Santa Rita da Coscia Onlus. Ok? Sono contenta di essere stata prima di lui. Ciao, buon lavoro, grazie buon a tutti, lavoro. Ciao a tutti. Ciao.